Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video unboxing di rulli di tamburo, Prozis, enorme Prozis. È una scatola enorme, ma non ho comprato tantissime cose. Ma prima di vedere che cosa ho comprato, iscrivetevi al canale, lasciatemi tanti like. Attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e seguitemi su Instagram. Anche se ultimamente ci sto poco perché non sono stata benissimo per via sempre dei miei bei dentini che mi fanno tanto soffrire. Però ritornerò. Quindi iniziamo subito con l'unboxing. Perché compro da Prozis? Perché la prima cosa fondamentale che mi piace di questo sito è che posso pagare la consegna e costa pochissimo. Adesso non mi ricordo, ma costa veramente poco. E io mi trovo benissimo così. I prodotti sono buoni, arrivano entro 4-5 giorni, quindi non sono super veloci, però arrivano sempre. E oltre questa data non mi sono mai arrivati, quindi sono precisi, sono 4 giorni e niente. Quindi mi piace, trovo sempre sconti e super offerte, quindi se volete, quando andate sul sito, che vi lascerò qui nell'info box insieme a tutti i miei link, andate sempre nella sezione offerta e trovate sempre delle cose a buon prezzo, insomma, anche solo per provare e lo comprate a meno prezzo. E direi che se non conoscete un prodotto, provarlo che costa meno aiuta a provarlo, perché così almeno se sbagliamo non abbiamo speso tanto, perché quando sbagliamo e abbiamo speso tanto ci girano un po', no? Ci girano un po' meno se spendiamo poco. E quindi date sempre un occhio a quella sezione. Iniziamo subito, iniziamo. Allora, innanzitutto ho preso le proteine perché io con le proteine mi faccio le merende, le colazioni, insomma, e gli spuntini in generale. Questo qui sono 1 chilo di proteine e le ho pagate 17,99, 17,99 che erano in offerta, c'era un po' di sconto, non tantissimo. E niente, quindi se andate in palestra o volete mangiare comunque sano e aiutarvi con le proteine, perché per esempio a colazione per mangiare le proteine o mangiate sempre uova, se no dovete mangiare il tonno. Che di prima mattina, insomma, non è che proprio io ho fatto periodo di mangiare tonno con la frutta, però non è il massimo. E allora cosa faccio? O mi faccio i frullati con proteine, metto la frutta proteine, frutta. Se volete, potete aggiungere una bevanda che sia latte normale o d'avena. Di solito aggiungo avena e frullo con la frutta e ho il mio frullato proteico, veloce da fare, non ci perdete tanto tempo se per caso non avete tanto tempo, quindi se andate al lavoro ci mettete 10 minuti e avete la vostra colazione proteica, sana e veloce e sarete sazie fino allo spuntino. Oppure per merenda lo metto nello yogurt, anche 2 cucchiaine per dire nello yogurt, aiuta a rendere più proteico, o se no un altro frullato. Oppure le potete sciogliere anche nel latte e mangiarle con dei cereali. Io le mangio sempre sani, quindi che non hanno zuccheri, che non hanno niente, e li metto dentro. Aiutano tantissimo e se poi non riuscite a mangiare potete usarlo come pasto, sostitutivo del pasto, però io non mi piace usarlo come se devo essere proprio costretta, che proprio piuttosto di non mangiare, allora mi faccio lo shaker di proteine, ma se no mangio sempre. Poi ho preso questo proteico d'avena al gusto di banana e cannella, buonissime. In questo ci faccio il porridge. Allora, so già di banana, però ci aggiungo comunque un po' di frutta ed è veramente buono. Ho fatto anche il tortino
Allora, qua abbiamo tutti i valori nutrizionali, ve li faccio vedere. Ho fatto il tortino, la torta in tazza, perché vedete dietro c'è il frullato, la torta in tazza e i biscotti. I biscotti li devo ancora fare, ma la torta in tazza è veramente, veramente buona e si fa subito anche quella perché si mischia velocemente col frustino gli ingredienti. Qualche minuto in microonde e avete la vostra colazione sana oppure merenda sana, proteica e vi toglie anche la voglia di mangiare dolci. Allora, questo qui l'ho pagato 13,45. Questo è veramente, veramente. Poi ho voluto provare la pasta proteica, non l'avevo mai presa. Mi hai presa, mi hai provato. Allora, quando c'è stato dei periodi che volevo provarla, non la trovavo mai perché la pasta proteica era sempre esaurita. Non c'era mai la pasta proteica e quando c'era costava tantissimo. L'ho trovata in offerta. Infatti, io ricordo di averne prese due, ma si vede che c'è stato qualche problema, non ho schiacciato bene io. Me l'ha mandata solo uno, che avevo preso gli spaghetti e tipo le penne da provare. Quindi sono curiosissima di provarle, e anche perché i carboidrati io ce l'ho super contati, non ne ho tantissimi, per cui questo mi aiuta a mangiarmi un bel piatto di pasta senza rimanerci male con mangiarne troppo poca o coi sensi di colpa. La pasta, vabbè, questo qua è il foglio, l'ho pagata 3,14 euro. Ho preso le barrette proteiche, perché le prendo sempre. Queste qua più che altro le usa mio marito al lavoro, perché lui non ha mai tempo, ha poco tempo per mangiare e per cui è comodo quando ha fame o deve aspettare, magari nel momento in cui deve mangiare non riesce a mangiare e deve aspettare, magari che ne so, invece che l'una mangia alle 3, quindi c'ha quel buco di fame e si mangia questa fino ad aspettare il momento del pasto. Quindi 18 grammi di proteine e adesso non mi ricordo, mi sembra che era torta al limone il gusto, vedete? Torta al limone, sono curiosa di assaggiarlo, non è che posso tanto assaggiarlo io. E invece questo qui, oddio, non mi ricordo, comunque con le fragole e questi due qua. Ah, una è limone e meringa, quindi questa è limone e meringa, l'ho pagata 1,61 e invece questo con le fragole uguale, tutte e due 1,61. Poi ho preso questi due, ho preso un po' diversi per appunto trovare magari quello giusto. Questo è caffè e questo yogurt. Caffè e yogurt, non lo so, prendetele così perché non mi ricordo più. Sì, toffee e yogurt, giusto? Caffè e yogurt e lo pagate 1,71 euro l'una, quindi cioè in palestra minimo costano 2,50 euro una barretta, quindi è buonissimo il prezzo. Poi ho preso questo che sembra veramente veramente goloso, con, infatti c'è scritto gourmet bar, quindi deve essere buonissimo, cioccolato e nocciole e sembra che ci sia anche un po' di caramello, quindi questo qui 1,12 euro. Poi quando comprate su Prozis, fate i punti, ad ogni acquisto vi danno tot punti e quando passate dalla cassa vi chiede: volete usare i vostri punti o volete conservare i vostri punti? Se cliccate che volete usare i vostri punti, vi dà la lista di cose che potete prendere con i vostri punti. E io ho preso le proteine così da portare comode in giro senza fare la ciotolina. Quindi se si viaggia, che okay, queste qui sono comodissime e le terrò per quell'evenienza. Però c'erano tante altre cose, quindi è anche molto comodo o per provare altri prodotti o per comprare appunto questi cosi piccolini da portarvi in giro. Poi
Ultimo prodotto che ho preso in super sconto, appunto sono andata nella sezione degli sconti, ho preso questo leggings, che adesso vi ho preso la S e speriamo che mi va bene perché ero un po' tentata di prendere la M. Le ho pagati 12,80 euro. Oddio, stavo che non si aprisse. Wow! Ecco, diciamo che non si capiva bene che erano così. Sono bellissimi. È bellissimo questo colore. Wow! Tra l'altro io ne ho uno di Puma stupendo, nero e oro, ma è piccolissimo. Non so quando riuscirò a rientrarci dentro. Bello, no, devo dire che la S va bene, non è piccola, pensavo che era più piccolo. Bellissimo, sono contenta. Proprio bello, mi sa che al prossimo ordine si trova perché c'era argento e c'è oro e argento. Quindi è così, con la scritta dietro così. No, non c'è, stavo guardando se c'erano tasche, sapete le taschine tipo da palestra per mettere la chiave dell'armadietto, robe così, ma non c'è, non c'è niente, non c'è tasche, non c'è niente. Io ho un altro leggings di Prozzi, però è fatto a maglia e mi trovo veramente molto bene. Ogni volta che lo metto mi chiedono dove l'ho preso e quello è verde, sul verde. Allora, la stoffa è leggerissima, eh? È leggerissima. Speriamo che non sia trasparente, perché per fare gli squat non è proprio l'ideale. E invece che 45,50 euro, non mi ricordo, l'ho pagato 12,80 euro. Sì. Quindi questo era l'ultimo capo, e che poi non ho capito perché. Questi erano tutti scontati, mentre il top era prezzo pieno. Questa cosa non l'ho capita, quindi devo tenerlo d'occhio il sito, perché appena li mettono in saldo io me lo devo prendere, perché voglio i completi tutti abbinati. Ok, quindi questo è tutto, abbiamo finito, abbiamo terminato e niente. Se avete provato qualcosa o se siete curiosi di provare a comprare qualcosa su Prozis, fatemelo sapere qui sotto tramite commento che io vi leggo. E niente, quindi fatemi sapere. Io vi saprò dire poi come mi sono trovata con i prodotti, ma seguitemi su Instagram per sapere appunto quando userò questi prodotti. Magari vi faccio vedere la colazione, sia il tortino di quando la preparo, e così vedete come viene, però vi assicuro, perché io ho già provato, infatti l'ho aperta perché ho dovuto aspettare, ed è buonissimo, veramente buono. Così faccio una colazione che mi dà soddisfazione, perché poi quando arriva l'inverno io ho bisogno delle colazioni che mi danno soddisfazione, allora sono contenta, se no passo la giornata sempre che mi manca qualcosa. E comunque non stare a dieta, perché adesso non sono proprio a dieta, però devo stare attenta ai macronutrienti, ed è difficile stare nel tuo range, perché tu avresti voglia di altro. Però per dire, se mangi anche una tavoletta di cioccolato, esci, e quindi è dura stare dentro, perché oppure mangio la tavoletta di gelato, per dire, o cioccolato, e poi dovrei correre. Però per un gelato devi correre un'ora. E non è il caso. Poi vabbè, questa settimana l'ho passata veramente male, 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 doloroso, dolorante, e onestamente non avevo né la forza né la voglia di fare palestra, per cui sono dovuta rimanere proprio schiscia. Domani spero di riprendere alla grande e ricominciare la mia vita di tutti i giorni. Quindi con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo video e vi mando un grosso bacio, ma non ti dimenticare, ehi, vieni, vieni.